La ricerca per la cura del Covid ha anche un po' di orgoglio nostrano. A origini paganesi, infatti, la professoressa Marina Torre, professore associato del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia, autrice dell'importante ricerca pubblicata su una rivista scientifica molto prestigiosa, che è a base di cellule staminali, anzi del secreto delle cellule staminali, il liosecretoma, una speranza per la cura della fibrosi polmonare, che è frequentemente una conseguenza importante e pericolosa del Covid dopo la guarigione. Al termine della malattia da Covid possono formarsi, per fortuna non sempre, ma spesso accade, cicatrici sui polmoni, la cosiddetta fibrosi polmonare, che impedisce una buona respirazione. La professoressa Torre, autrice della ricerca, i polmoni, l'organo più colpito dal Covid-19, dice, potrebbero essere guariti da una polvere di staminali ottenuta grazie a questa tecnica ideata in Italia e brevettata dall'Università di Pavia. Il cocktail di proteine, chiamato secretoma, si è già mostrato efficace nei test di laboratorio. Quello contenuto nel secretoma è un pool di sostanze prodotto dalle mesenchimali, costituito da un cocktail di proteine, lipidi, materiale genetico ed altre molecole che nel loro complesso mostrano nei test preclinici effetti antinfiammatori, rigenerativi e antifibrotici. Ha dunque effetto terapeutico, una funzione rigenerativa sull'apparato respiratorio colpito da Covid proprio attraverso il mix di sostanze che producono. Ho tanti ricordi a Pagani, miei nonni, mio zio, le mie cugine che hanno vissuto per tanti anni loro a Pagani, io ho sempre vissuto a Pavia invece. Quindi. Un attimo, che cos'è il liosecretoma? Il liosecretoma è una polvere farmaceutica sterile, stabile, che può essere sospesa in acqua ed iniettata. Cosa contiene al suo interno? Contiene sostanzialmente il secreto, quindi il prodotto delle cellule staminali mesenchimali. Stiamo quindi parlando di cellule staminali adulte che otteniamo dal tessuto adiposo piuttosto che dal midollo osseo. In fase acuta può spegnere l'infiammazione indotta dall'infezione da Covid-19 e quindi può portare a un miglioramento del quadro clinico. Sappiamo però purtroppo che anche dopo la guarigione da Covid-19 in alcuni casi rimangono delle cicatrici, cioè rimane del tessuto fibrotico, per cui il polmone di fatto perde la sua elasticità e la sua funzionalità. In questo senso il liosecretoma potrebbe prevenire oppure curare la fibrosi polmonare post-Covid.